Ferrara è una città che sa stupire se stessa, come è accaduto in questi mesi del dopo terremoto, come accade ogni anno da 6 anni a questa parte, allora che si alza il sipario sul Festival di Internazionale, un evento che porta a Ferrara scrittori, giornalisti, video e fotoreporter da ogni parte del mondo e accoglie anche migliaia, decine di migliaia di giovani che vengono qui a Ferrara perché dicono qui si respira l'aria del mondo. Vengo qua tutti gli anni perché gli incontri, soprattutto quelli sul giornalismo, mi piacciono molto. In pochi giorni un sacco di informazioni, un sacco di spunti nuovi e probabilmente anche cose non dette quantomeno dalla stampa nazionale. Che cosa chiederesti tu al giornalismo se potessi rivolgere una richiesta? Beh, se volessi il giornalismo mi piacerebbe libero, è l'unica cosa che mi piacerebbe, forse un po' più libero dal potere, dai soldi. Una visione più macro, una visione di insieme, non concentrarsi sulla singola notizia e sullo scoop del momento, ma con un'occhiata anche a quello che sta succedendo in giro. Secondo me in Italia è quello che ci manca di più, una visione di quello che abbiamo al di là dei confini nazionali. In particolare mi interessa incontrare giornalisti, scrittori, persone che analizzano la loro realtà e ce la raccontano. Veramente le lacune secondo me non ci sono, è la nostra, è il nostro modo di vivere che non ci dà più la possibilità di essere vicini a questo ambiente, quindi io approfitto per poter distaccarmi a quel mondo in cui ora sono costretta a vivere, quindi lavorare e studiare contemporaneamente per poter, diciamo, sopravvivere tra virgolette. Questo è un modo appunto per uscire da questi schemi ed entrare in un mondo che a me interessa. Deve essere per prima cosa libero dai condizionamenti del potere, del potere economico, politico. E poi ci vuole molta competenza. A Internazionale sono molto bravi proprio per questo, perché riescono a selezionare nella stampa internazionale quello che vale la pena leggere o riportare e quello che non vale la pena leggere o riportare. Ci vogliono competenze molto profonde per fare questa cosa. Che cosa chiedereste in più all'informazione oggi? Beh, diciamo un po' meno omologazione tendenzialmente, in sintesi direi che è questa la questione, un po' come la scena politica poi si traduce anche nell'informazione. Porto un po' di cultura attraverso la stampa, attraverso le manifestazioni che ci sono. E palcoscenico naturale del Festival di Internazionale sono le piazze, le strade, i palazzi della città e naturalmente i teatri, a partire dal Cinema Teatro Apollo, dove anche quest'anno, la mattina del 5 ottobre, si è svolta l'inaugurazione alla presenza del direttore di Internazionale, Giovanni De Mauro. Indissolubile il sodalizio con Ferrara, la città è meravigliosa, come sempre calorosa e accogliente, il luogo ideale per un festival come quello di Internazionale. Siamo molto contenti, molti ospiti che tornano, che sono tornati in questi anni, che tornano anche quest'anno al festival, tornano anche e soprattutto per Ferrara e per la bellezza della città. Il festival come sempre è attraversato dai grandi temi dell'attualità internazionale. Quest'anno è un anno particolare per la città e quindi sicuramente, come dire, il primo filo che propongo è quello della rinnovata solidarietà e vicinanza di Internazionale, dei suoi giornalisti, del suo pubblico a questa città, a questa provincia e a questa regione che in questi mesi certamente hanno sofferto e hanno affrontato una prova difficile.
qui siamo nella Ferrara medievale, la parte più antica della città. A ridosso di Via delle Volte, la strada dei fondachi, dei mercanti, che dava sulla ripa del Po Grande. Sono nomi che ci rimandano alle origini fluviali di Ferrara, una città che si è dovuta reinventare molte volte nel corso della sua storia, a partire dalla prima, quando il corso del Po deviò e si spostò a nord della città e Ferrara, che viveva di commerci e di dazi, dovette puntare sulle arti e sulla campagna. Nei secoli Ferrara ha imparato l'arte di conservare trasformandosi. Ne è un esempio questo teatro Apollo, adesso luogo di incontri, cinema, un tempo una delle chiese più antiche della Ferrara medievale, la chiesa di San Giacomo. Qui la tradizione dice che trascorressero la loro veglia d'armi nobili che si apprestavano ad essere armati cavalieri dell'ordine di San Jacopo di Compostela. Non solo, uno storico del Seicento, Marcantonio Guarini, attribuisce la fondazione della chiesa di San Giacomo alla famiglia dei pagani di Ferrara, una famiglia originaria della Francia alla quale apparterrebbe Ugo di Pers, il primo gran maestro dell'ordine dei Templari, un ordine militare cavalleresco che aveva il compito di proteggere i pellegrini che andavano in Terra Santa. E qui, nel Teatro Cinema Apollo, la mattina del 5 ottobre è stato conferito nel corso dell'inaugurazione di Internazionale a Ferrara a Carlos Dada, giornalista salvadoregno, il premio intitolato ad Anna Politkovskaja. A seguire questa cerimonia di premiazione è stato Stefano Ravaioli che ci racconta l'atmosfera di quella mattina. Era naturalmente un'atmosfera molto caratteristica di Internazionale, molto caratteristica della cerimonia inaugurale di Internazionale. Qual è il significato del premio Politkovskaja? È quello di offrire un sostegno a tutti quei giornalisti, in genere si tratta di giovani giornalisti, giovani cronisti, che un po' in tutto il mondo con le proprie inchieste spesso molto coraggiose, ci regalano qualche squarcio di verità in più. Per questo è intitolato ad Anna Politkovskaja, che nel 2006, giornalista russa, venne uccisa proprio a causa delle inchieste che stava conducendo. Il mio paese ha finito una guerra civile nel 1992 e passiamo dalla violenza politica alla violenza criminale e alla violenza sociale. Ora stanno a uno dei più pericolosi paesi del mondo, più violenti paesi del mondo, con Honduras e con Guatemala. Il triangolo nord dell'America Centrale ora è il luogo più pericoloso del mondo. Io penso che la nostra responsabilità morale è la denuncia della corruzione e della violenza nella società, di trattare di capire, di intendere qual è la causa della dinamica della violenza, non solo criminale, però anche sociale, anche la corruzione, perché il crimine organizzato penetra tutte le istituzioni di Stato. Per me è un onore ricevere il premio Politkovskaja, perché Anna Politkovskaja è un'ispirazione per tutti i giornalisti di mondo. E ricevere questo premio in questo festival è uno dei più grandi festival di giornalismo del mondo, è un gran onore per me. Economia e finanza, stato dell'arte e di salute del giornalismo nel mondo, le crisi del Medio Oriente, Occupy Wall Street, i new media, il terremoto, ma anche le crisi umanitarie, la corruzione, l'infiltrazione mafiosa negli appalti, la musica di Vinicio Capossela, la crisi come opportunità per un nuovo sviluppo. Nel weekend di Internazionale a Ferrara, che si è svolto dal 5 al 7 ottobre scorso, si è fatto il punto sulle vicende più scottanti che hanno occupato durante l'anno le cronache della carta stampata, della televisione e dei new media, da Facebook a Twitter al cyberattivismo. Una delle rivoluzioni, si è detto, destinate a cambiare il mondo dell'informazione e non solo.
Se riassumere il programma di Internazionale Ferrara è impossibile, l'immagine più appropriata per dare un'idea di quello che è probabilmente è il caleidoscopio. Un caleidoscopio di voci, suoni, immagini, tante lingue diverse, tante culture a confronto, l'umanità che affiora dalle storie narrate dai giornalisti, dai foto e telereporter, i libri in mostra, le rassegne stampa. Venire a Ferrara è ormai un must per chi vuole condensare in 3 giorni l'esperienza di un intero anno. Per Daria Bignardi, giornalista, scrittrice, conduttrice TV e ferrarese doc, il ritorno per Internazionale è un atto d'amore e un piacere. Viene tantissima gente per Internazionale, viene perché c'è un programma di altissimo livello, però credo che il fatto di essere qui faccia la differenza. Insomma, l'Italia è piena di posti bellissimi, il mondo è pieno di posti bellissimi, però Ferrara ha una particolarità che è bello scoprire in questa occasione. Quindi se uno viene qua, si sente un incontro con un grandissimo giornalista e poi scopre Corso Ercole d'Est, credo che se ne torna con proprio qualcosa di speciale a casa. In giro, guidati dal densissimo programma, ti colpiscono le storie di Medici Senza Frontiere, i dibattiti sui cliché che imprigionano i maschi, il dibattito su Twitter, l'ondata dei social media che ha cambiato il modo di fare comunicazione e informazione, il futuro dell'informazione testimoniato da 2 grandi firme, David Carr, media columnist del New York Times, e Alan Rasbridger, direttore dal 95 del Guardian. Da loro e da chi li ha moderati, Marino Sinibaldi, siamo venuti a sapere che il logo del festival, il mondo che legge il giornale, probabilmente è già un segno del passato. Negli Stati Uniti, quindi diciamo in quello che viene considerata la punta avanzata dello sviluppo capitalistico occidentale, eccetera, solo dall'inizio dell'anno, hanno perso il lavoro, sono stati licenziati circa 1850 giornalisti dall'inizio dell'anno, dal 2012. David Carr mi confermava prima un altro dato che è altrettanto impressionante: dal 2006 a oggi si stima prudenzialmente che più o meno la metà dei giornalisti americani siano stati licenziati e abbiano perso il loro lavoro. Parliamo di decine di migliaia di persone. È un problema ovviamente umano, è un problema sociale, è un problema economico, è un problema commerciale, ma è anche un problema che comincia a incidere anche nel corretto funzionamento di un sistema democratico. Vuol dire che negli Stati Uniti ci sono intere città, grandi città, che dall'oggi al domani non hanno più un quotidiano, dove non c'è più il quotidiano, chiudono i giornali. Cioè quello che noi consideravamo come un dato acquisito e scontato non lo è più. Ora, si dice i giornali stanno poco bene, ma il giornalismo non è stato mai meglio, è una delle teorie dei nostri ospiti, e sarà interessante capire anche perché, diciamo, quello che sembra un terremoto drammatico potrebbe trasformarsi anche in una grande opportunità. Siamo in via 20 settembre, una data che ci parla dell'Unità d'Italia, ma questo splendido palazzo è della fine del 400 ed è stato realizzato su progetto di Biagio Rossetti, il grandissimo architetto che dette la propria impronta a tutta la città rinascimentale. È Palazzo Costabili, detto di Ludovico il Moro. C'è una tradizione secondo cui Ludovico il Moro, duca di Milano, per allontanare da sé le minacce che si addensavano sul suo capo, avesse pensato di far edificare una sontuosa dimora per sé in una città più tranquilla, lontana da Milano, la città d'origine della sua sposa Beatrice d'Este. La tradizione vuole che avesse commissionato questa sontuosa dimora ad Antonio Costabili, all'epoca l'ambasciatore di Milano presso la corte estense. In realtà, molto probabilmente, Costabili questa sontuosa dimora la fece per sé perché era ricchissimo. Nel XVI secolo le sale di questo splendido palazzo vennero affrescate dal Garofalo e ne è testimonianza il sontuoso soffitto della Sala del Tesoro. Negli anni 30 il palazzo diventa la sede del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, il luogo in cui vengono custoditi ed esposti i reperti estratti dalla necropoli della città greco-etrusca di Spina, che tra il VI e il III secolo a.C. fu un vero punto di riferimento per tutta quest'area territoriale, in particolare per l'area del Delta. Nei giorni di Internazionale qui si sono svolti degli interessantissimi incontri, e tra questi uno in particolare dedicato ai diritti di coloro che, essendo figli di immigrati stranieri, nascono sul territorio italiano e quindi nascono qui, fanno le scuole qui, parlano l'italiano, hanno o no diritto di essere anche cittadini italiani.
Oggi non si può parlare genericamente di immigrato, perché oggi ormai in Italia ci sono persone che sono nate già in Italia da genitori magari di origine straniera. Addirittura ci sono ormai terze generazioni, figli di chi è nato in Italia da persone di origine straniera, e sono persone che sono andate nelle scuole italiane, contribuiscono al benessere di questo paese. E il nostro paese, dal punto di vista di tutte quelle politiche che, come dire, debbono consentire una parità di trattamento, di accesso di queste persone ai diritti a cui tutti quanti accediamo, ecco, l'Italia da questo punto di vista è ancora un paese molto indietro, che adotta politiche che limitano per esempio una libera circolazione di queste persone, ricongiungimenti familiari, che liberano per esempio, soprattutto limitano per esempio per le seconde generazioni e terze generazioni, cioè per i ragazzi e le ragazze che vivono qui, di diventare automaticamente cittadini italiani. Ora siamo giunti a Palazzo Tassoni, palazzo che risale alla metà del 400 estense. In particolare venne edificato durante il XV secolo, il secolo dell'addizione di Borso d'Este. Nel 1476, tuttavia, Ercole I lo confiscò al fattore ducale Bonvicino della Corte per farne dono ai conti Tassoni, che ne mantennero la proprietà fino al 1858, quando questo edificio, pensato per essere una residenza nobiliare, divenne ospedale psichiatrico provinciale. Naturalmente questo comportò rifacimenti, aggiunte, elementi che in qualche modo ne snaturarono quella caratteristica originaria di grande residenza nobiliare. Sta di fatto che negli anni 80 il palazzo diventa utilizzato dalla Università di Ferrara, che ne cura la riqualificazione nell'ambito del progetto Mura, e quindi il palazzo oggi è la sede del Dipartimento di Architettura del nostro Ateneo. Durante Internazionale a Ferrara diversi eventi sono stati organizzati qui, e uno in particolare riguardava le difficoltà che gli operatori umanitari incontrano nel portare soccorso durante le crisi umanitarie, per esempio le guerre, e anche le difficoltà che reporter, cronisti, giornalisti trovano nel darne testimonianza. La percezione sbagliata che ci sono queste crisi non interessano il pubblico italiano e che banalmente non portano pubblicità, e ovviamente sono argomenti che c'è bisogno di un investimento, di una conoscenza per seguire la guerra in Sud Sudan per esempio, o in Mauritania o in Mali, e dall'altra parte c'è l'aspetto politico, cioè ci sono le vittime utili e le vittime non utili per la politica estera degli stati. Esempio, Pakistan inondazioni 2010, la retorica dei ministeri degli affari esteri del Regno Unito oppure degli Stati Uniti, dicevano che se non li aiutiamo là dove stanno, possibilmente loro diventeranno terroristi e verranno dalle nostre parti. E là c'è stato un investimento economico da parte di questi stati. La guerra, il problema dei rifugiati nel Sud Sudan non è politicamente utile, specialmente quando parliamo di una emergenza in un paese dove l'Occidente vuole investire per lo sviluppo. E ancora un mix fra passato e presente, con la festa della legalità che durante il weekend di Internazionale a Ferrara ha inaugurato nel Salone d'Onore del Municipio la mostra fotografica Licenza di Tortura, mentre all'interno della sala estense ha conferito il premio della cittadinanza responsabile. E sempre in sala estense, Giovanni Tizian, giornalista precario finito nel mirino della criminalità organizzata per le sue inchieste a Modena, ha lanciato un allarme molto ma molto preoccupante. Mi baso su dei fatti che sono insomma conosciuti, cioè all'Aquila
per la ricostruzione si dicevano le stesse cose, con la differenza che all'Aquila non c'erano presenze così forti della criminalità organizzata. Qui abbiamo clan dei Casalesi nel Modenese, 'Ndrangheta nel Modenese, nel Reggiano, nel Bolognese e a Parma e provincia, quindi il rischio è doppio. Il rischio è doppio, tanto che per andare a ricostruire l'Aquila sono partite da Reggio Emilia le imprese dell'Ndrangheta e sono andate all'Aquila a ricostruire, quindi insomma secondo me i boss stanno già chiacchierando tra di loro. La regione e chi deve controllare chiaramente deve aprire gli occhi ancora di più, perché qui la presenza è forte, radicata, lo dicono gli investigatori, lo dice la procura, quindi ben vengano tutti gli strumenti presi finora, però il pericolo rimane, non è che con uno strumento va via il pericolo. E a parlare di mafia, anche qui in questa piazza del municipio, anche Don Ciotti, il fondatore di Libera contro le mafie, che ha raccontato come si combattono le mafie e il lavoro svolto sulle terre confiscate alla criminalità organizzata. Beh, la lotta alla mafia la si fa con la cultura, i percorsi educativi, lo sviluppo sociale, le politiche sociali, il sostegno alla famiglia, il lavoro. La lotta alla mafia la si fa con l'educazione, la cultura, il lavoro e le politiche sociali. Certamente la si fa anche con la confisca dei beni, che da beni esclusivi in mani mafiosi devono tornare a essere beni condivisi. Quella legge è una legge voluta dalla base, 1 milione di firme nel 1996, ha avuto certamente un grosso progresso. Ha permesso di aprire le cooperative di lavoro di giovani con bando pubblico su beni confiscati in tutta Italia ai grandi boss. Bisogna continuare su quella strada, però attenzione, di 12.000 beni confiscati, una parte consegnati, 550 associazioni ne hanno potuto fare utilizzo, comuni, province, quindi anche enti pubblici, però 3.500 di questi beni non possono essere utilizzati perché sono occupati o sono quote divise con altri della proprietà, ma la stragrande maggioranza sono sotto ipoteca bancaria. Diamo dunque insieme uno sguardo a questa splendida piazza, la piazza municipale. Originariamente, un tempo, la piazza ospitava il cortile ducale, perché l'edificio alle mie spalle originariamente era la prima dimora della famiglia d'Este, prima che essa si trasferisse nel vicino e celeberrimo, naturalmente, Castello Estense. Poi successivamente l'edificio fu più volte rimaneggiato, riqualificato e oggi, appunto, come si sa, è la sede del comune di Ferrara. Questa piazza è caratterizzata dalla splendida scalinata, lo scalone d'onore che vedete alle mie spalle, che fu progettato da Pietro Benvenuto degli Ordini e che è a sua volta caratterizzato da alcuni elementi architettonici che balzano all'occhio: la copertura a volte, la centrale cupola, le arcate in stile rinascimentale e poi quella splendida balaustra che contiene elementi gotici medievali. La piazza municipale è un luogo di incontro per tutti i ferraresi, su questo spazio si affaccia anche la sala Estense, che oggi è adibita a cinema, a sala di conferenza, a sala di incontri pubblici e che originariamente costituiva la facciata della cappella di Santa Maria di Corte. Un luogo d'incontro per tutti i ferraresi, come dicevo, che fino agli anni 50 fu anche il luogo in cui si teneva il mercato della frutta e della verdura. E il mercato della frutta e della verdura 50 anni fa si è trasferito in questa nuova struttura, un mercato coperto, progettato dall'architetto Giovanni Michelucci, una struttura avveniristica per l'epoca. In questi 50 anni gli spazi del mercato si sono ridimensionati e ridotti, abbandonando al degrado una parte della struttura, ed è in questo spazio che nel weekend internazionale si è svolta e Click Forward, una manifestazione voluta da architetti, intellettuali, associazioni di volontariato culturale ferrarese, per vincere una sfida. Quella cioè di restituire alla vita della città, alla vita culturale, spazi dismessi. Il progetto appunto nasce parecchi mesi fa con l'iniziativa Città della Cultura, Cultura della Città.
Abbiamo avuto questo primo momento in Piazzetta Sant'Anna a giugno, ma avevamo già in programma un evento da realizzare durante il Festival dell'Internazionale e poi abbiamo avuto questa bella offerta di utilizzare il mercato. E a Click Forward è un'iniziativa che nasce da una relazione importante che il Centro Studi Dante Bighi di Copparo ha instaurato da alcuni mesi con Cagliari e con i fautori di questa iniziativa, di questa produzione fotografica per via di smartphone, iPhone con Ipsamatic. E da questo abbiamo cominciato a mettere insieme pezzi diversi e l'idea di continuare a lavorare sul non tanto sul consumo di cultura quanto sulla produzione culturale, che è il dato che a noi interessa prevalentemente, cioè continuare con questa, con il DNA che avevano le città italiane, la società italiana, di creare, essere creativi, produrre arte, produrre cultura, farlo nelle città e oggi farlo anche in ambienti come questo o ambienti come Grisù, la ex caserma dei Vigili del Fuoco nei pressi della stazione, cioè ridare vita a spazi come questo che in qualche modo la stanno un po' perdendo e questa era la sfida che ci siamo posti. Una sfida condivisa da Philippe Daverio, arrivato a Ferrara la sera del 6 ottobre, ospite attesissimo di Click Forward, accolto al mercato riscoperto da una sala gremita di pubblico. Agitatevi, agitatevi, resistete, come diceva quel anziano signore, resistete e a mio parere ripensate a una realtà derubricata, la più situazionista possibile. Perché è bello questo posto questa sera? È totalmente situazionista, cioè avete preso un cadavere che la comunità aveva deciso già di dover abbattere come una vacca vecchia e gli avete ridato la vita in un modo situazionista. Tenetelo vivo. Allora, cominciamo a dargli una parola nuova, un'ipotesi. Per esempio mi piacerebbe dire futuro rivoluzionario. Non è una brutta parola, ha un altro significato. Futuro rivoluzionario vuol dire rompere gli equilibri attualmente esistenti, immaginare che se ne possano fare degli altri. Paura del futuro? No, parliamo della malattia vera degli italiani, che è il misoneismo. Come esiste la misantropia, esiste il misoneismo, cioè la paura del nuovo. L'architettura è immaginare il paese, è progettare la linea d'orizzonte, è combattere le stupidaggini dell'urbanistica per dare una risposta, è salvare il paesaggio italiano che è totalmente compromesso. Vuol dire riordinare l'esistente. Cosa manca nel restauro? Quello che manca ovunque nel paese, l'autorevolezza del pensiero. Cioè, il vero dramma italiano è che ogni cialtrone è autorizzato a dire la sua, mentre in fondo il confronto di pensiero fra le autorevolezze è la radice di una società avanzata. Dalla trasformazione degli spazi alla trasformazione delle merci. L'industria del riciclo è certamente uno dei settori dell'economia di domani ed è di questo che ci parlerà Stefano Ravaioli nel suo viaggio alla ricerca di nuove realtà economiche a Ferrara orientate al futuro. Siamo in una delle zone industriali della città, l'area della piccola e media industria di Cassana. Qui, come vedete, la bellezza dei palazzi, dei monumenti storici del centro cittadino lascia spazio alle scelte di efficienza legate a questi capannoni industriali, artigianali. Qui, tra le tante aziende, ha sede AMP, un'azienda che opera nel settore della trasformazione della plastica, in particolare di due tipi di plastica: il polistirolo, che viene destinato alla produzione di contenitori per il vivaismo, e il PET, che viene utilizzato, avviato, alla produzione di packaging alimentare. Il PET non è altro che la plastica con cui sono realizzate le bottiglie dell'acqua minerale che noi andiamo a comprare quando facciamo la spesa. Il fatto interessante è che questa plastica acquisisce sostanzialmente una nuova vita. Qui all'AMP la materia prima sono esattamente le bottiglie di acqua minerale sottratte agli inceneritori, sottratte alle discariche attraverso la raccolta differenziata, che attraverso un processo produttivo scandito in più fasi acquisiscono nuova vita.
MPI è impegnata su tre segmenti di attività che riguardano, partono dalla gestione del rifiuto, per cui dal lavaggio delle bottiglie, al riciclo di materie plastiche, l'estrusione che serve per la produzione di un semilavorato che poi ha un altro utilizzo industriale e infine un'area di termoformatura dove produciamo una merceologia specifica destinata al settore ortoflorovivaistico. Qualche anno fa, tra il 2008 e il 2009, questa azienda entra in crisi, come purtroppo accade a molte aziende in questa difficile congiuntura mondiale. E che cosa accade? Inizia una complessa serie di trattative, in particolare dal 2010, per salvare l'identità di questa azienda, tenerla a Ferrara, perché è una realtà produttiva importante, salvare questa attività che si può considerare verde, sostenibile dal punto di vista ambientale, proprio perché è basata, come abbiamo detto, sul riciclo della plastica. E queste trattative vengono sostanzialmente pilotate dalla SIPRO, Agenzia Provinciale per lo Sviluppo. La nostra attività è iniziata facendo un'analisi del processo industriale di questa società. Tecnicamente si chiama due diligence industriale, l'abbiamo svolta nel mese di agosto del 2010, abbiamo individuato quelli che sono i punti di forza e di debolezza di questa società. Quindi noi ci siamo proposti alle istituzioni come strumento tecnico operativo che potesse affiancare appunto le istituzioni che nel frattempo avevano attivato per riuscire a supportare il sistema delle imprese, quelli che vengono definiti i tavoli istituzionali per trovare, diciamo, degli elementi di raccordo tra rappresentanze sindacali e rappresentanze imprenditoriali e istituzioni stesse, per cercare di trovare delle soluzioni che potessero consentire in particolare ai lavoratori di avere delle tutele. Ecco, noi ci siamo affiancati immaginando che in questi tavoli fosse opportuno e necessario avere uno strumento tecnico che potesse consentire di esaminare i piani industriali, gli imprenditori che venivano di volta in volta, gli interlocutori vari che si presentavano, per poter fare una valutazione complessiva, perché il problema è quello che l'economia nostra, l'economia debole, la si può supportare se si creano dei progetti che hanno un respiro ampio, che possano avere delle ricadute. Abbiamo fatto un'analisi del processo industriale per individuare se la gestione caratteristica di questa società poteva consentire una sostenibilità economica, perché è l'unico strumento che poteva permettere di andare a ricercare degli imprenditori. Una volta fatta questo tipo di operazione, l'abbiamo sovrapposta a un sistema di matrici, individuando nel mercato italiano, proprio attraverso una sorta di priorità, quelle imprese che per caratteristiche, per settore di provenienza, per settore, diciamo, per output produttivo, potevano avere un qualche interesse, diciamo così, a prendere in considerazione il tema di AMP. Questo sistema matriciale che abbiamo impostato, le dico che ha portato al primo posto di questa matrice, c'era ILPA MP3 di Bazzano, che è poi la società che ha trovato. In pratica l'idea che noi avevamo suggerito, e bisognava trovare l'imprenditore che fosse d'accordo sull'impostazione di questo tipo di problema, era quello di costituire un progetto di filiera nell'ambito del recupero del materiale plastico, capace di integrarsi anche con le ricerche del polo chimico, che ricordo è nato, Ferrara è la città della plastica sostanzialmente, e da qui provare a creare delle condizioni per creare un indotto in questo tipo di settore. Qui noi abbiamo un'impresa che ha rispettato completamente il business plan, il piano industriale che era stato presentato, aveva presentato un piano di investimenti che rimangono sul territorio di Ferrara, aveva presentato un piano di recupero del personale che era stato, era in cassa integrazione, perché stiamo parlando di 62 persone, poi il piano industriale ne prevedeva in una prima fase 45, che sono state completamente, è stato completamente rispettato. Adesso si stanno creando le condizioni per nuovo sviluppo. È chiaro che questo è un elemento... Questo molto potrebbe significare anche sviluppo dell'occupazione in futuro? Assolutamente sì. L'idea dell'operazione è nata
nel 2010, alla fine del 2010, quando siamo venuti a conoscenza della presenza di questa operazione, e allora risalgono i primi contatti con la struttura SIPRO che ci ha fatto da trade union con questa azienda. L'interesse nasceva prevalentemente dall'opportunità per la ILPA di integrarsi nel mondo del riciclo, nel senso che già utilizzava materiali riciclati senza però poterne controllare il processo, e avendo trovato questa opportunità di poter partire in una zona limitrofa ai nostri stabilimenti, perché Ferrara e Bologna si possono considerare limitrofe, ci ha spinti ad andare avanti in questo percorso, che è stato abbastanza lungo e ha trovato comunque nel corso del tempo un appoggio istituzionale sia delle parti comune, della parte provincia, e anche delle organizzazioni sindacali, che ci ha permesso, con un percorso abbastanza articolato, di arrivare a completare l'operazione e farci diventare conduttori di questa azienda dal 1 gennaio del 2012. Alla fine siete soddisfatti? Alla fine siamo soddisfatti, c'è tanto da fare, diciamo che c'è un grande entusiasmo non solo da parte di ILPA ma in generale delle persone che sono rimaste qua coinvolte all'interno dell'azienda, che stanno esprimendo sicuramente un impegno che ad oggi può essere solo considerato encomiabile per le energie che profondono. Un altro elemento che credo sia giusto sottolineare, che non tutti i casi che noi abbiamo esaminato hanno portato a questo tipo di risultato, perché riuscire a far dialogare questo sistema Ferrara con il sistema delle imprese, soprattutto per quelle che provengono da fuori, è un elemento, diciamo così, sicuramente innovativo, sicuramente importante, che però ha un presupposto. Il presupposto è che bisogna che ci sia un confronto assolutamente franco e dialettico e condito da una enorme trasparenza. Noi nei confronti di ILPA MP3 abbiamo trovato l'investitore in grado e fortemente convinto di trovare in SIPRO un interlocutore di questo tipo. Non tutti i casi però hanno avuto questo tipo di caratteristiche, perché questo tipo di attività, ripeto, su cui noi ci siamo proposti, era diciamo ad integrazione di un'iniziativa fatta dalla provincia di Ferrara sui tavoli istituzionali. Che è vero che la procedura è durata piuttosto lunga, ma stiamo parlando di una procedura fallimentare, quindi 14 mesi sono comunque un risultato molto importante, però ecco, ricordo che nel 2012 ILPA MP3 fatturerà il doppio rispetto che quello mediamente fatturava negli anni precedenti, il che significa dare una prospettiva importante, che vorrei ricordare anche un altro elemento, talmente importante che abbiamo presentato anche un progetto insieme a ILPA MP3 di innovazione presso la Regione, che punta a ottenere, diciamo così, un risultato, un output ulteriore nel settore orto-floro-viveismo, che può permettere di creare delle condizioni di ulteriore indotto sul nostro territorio. Questo, diciamo così, è forse l'elemento, a mio modo di vedere, al di là, diciamo, del merito delle singole, dei singoli attori che si sono impegnati in questo percorso, in cui non c'è chi ha fatto di più o chi ha fatto di meno. Tutti si sono adoperati per cercare di raggiungere questo obiettivo, e credo che questo sia il risultato più importante. L'obiettivo di MP nell'ambito del gruppo ILPA è quello di cercare di chiudere il ciclo della gestione del rifiuto e del packaging, per cui cercando di dare una seconda vita al packaging. In che modo? In questa fase noi utilizziamo delle bottiglie che vengono dalla raccolta differenziata, vengono lavate, vengono processate a mezza estrusione e all'interno di ILPA, negli stabilimenti che sono siti a Bazzano, vengono trasformati in contenitori destinati al confezionamento alimentare, chiaramente nel rispetto di una serie di normative che governano questo tipo di attività. I prodotti sono per genere ortofrutticoli, che è uno dei prodotti storici della nostra divisione ILIP, e prodotti legati invece all'imballaggio gastronomia. Sono prodotti che si trovano sul punto vendita della grande distribuzione, per cui prodotti di larga diffusione. E questa è una parte. L'altra parte invece guarda l'utilizzo di materiali già riciclati, per cui generalmente polistirolo, si tratta di un altro polimero che viene invece utilizzato per produrre articoli del settore ortofloro-viveistico, che invece trovano la loro finale realizzazione all'interno dello stabilimento MP. Per cui diciamo che MP è posta in parte a servizio
dello stabilimento Ilpa di Bazzano, che rappresenta il cliente di riferimento di questa realtà produttiva, e dall'altra parte invece un segmento di prodotto che vive all'interno di questa divisione, che va direttamente sul mercato come prodotto finito. Si può dire quindi che Ilpa, acquisendo AMP, in qualche modo ha aggiunto un pezzo della filiera della plastica? Ilpa, acquisendo AMP, vuole assumersi in qualche modo la responsabilità del prodotto, la responsabilità ambientale del prodotto che immette sul mercato, cercando di, almeno idealmente, questo è l'obiettivo ultimo, poi sarebbe quello di concretizzare una chiusura reale del ciclo, quello di arrivare, partendo da un rifiuto, a produrre un imballaggio per poi cercare di ricreare, se riusciremo, questo è l'intento, un imballaggio dal rifiuto che noi stessi in qualche modo abbiamo generato producendo un imballaggio alimentare che viene posto a servizio del consumatore e della grande distribuzione, in generale il confezionamento alimentare. Quindi una specie di ciclo, di circuito chiuso, insomma, che si autoalimenta? L'obiettivo sarebbe quello di arrivare sostanzialmente a un circuito chiuso. È chiaro che non è possibile pensare a un circuito che costantemente si autoalimenti senza reintegrare con materiali vergini la disponibilità, diciamo, di polimero, però in ogni caso poter dare una fecondità ripetuta alle materie plastiche che utilizziamo per la realizzazione dei manufatti che sono parte dell'attività principale di Ilpa da una cinquantina d'anni. Ci sono altre esperienze del genere? In questo momento, per quello che sappiamo, in Italia siamo l'unica realtà che è integrata dal lavaggio, per cui dal riciclo del rifiuto, fino alla produzione dell'imballaggio termoformato. Ritengo, sempre per quella che è la nostra visione del mercato, che siamo ancora gli unici a livello europeo a fare questo. Ci sono altre aziende che probabilmente ci stanno pensando, ma siamo i primi a aver implementato questo processo e peraltro la peculiarità che è integralmente presente all'interno della regione Emilia-Romagna, in quanto gli stabilimenti sono locati tra Bologna e Ferrara. Per i quali Ferrara è diventata famosa non soltanto in Italia ma nel mondo, non hanno soltanto attirato turismo e sviluppato una vera e propria industria del turismo culturale, ma anche contribuito a creare nuove figure professionali, come quella di Paolo Vettorello, dal punto di vista professionale, consulente della logistica, che adesso poi ci dirà che cosa significa. Significa garantire la sicurezza degli eventi? Significa garantire la sicurezza degli eventi, ma innanzitutto costruire un modello organizzativo con i soggetti competenti che partecipano all'organizzazione di un evento. Per Ferrara ho iniziato quest'anno una collaborazione con Ferrara Fiere Congressi nella produzione della Festa del Libro Ebraico. Ferrara Fiere Congressi, in collaborazione con la Fondazione Meis e il Comune di Ferrara, da qualche anno produce la Festa del Libro Ebraico. Successivamente ho collaborato con l'Associazione Ferrara Sotto le Stelle nella costruzione del modello organizzativo del Festival Musicale, con l'Associazione Arci Ferrara per la produzione dell'arena estiva nello spostamento post-terremoto presso il giardino di Palazzo dei Diamanti, logistica e produzione di Internazionale Ferrara, e adesso sto iniziando a collaborare con lo studio Borsetti, che è capofila dell'iniziativa dell'ultimo dell'anno. Poi ho lavorato un po' fuori, sono stato a Udine come direttore logistico per la Diligenza, che è un'azienda che dispone e produce palchi per concerti, quindi ho fatto direzione logistica per il concerto di Metallica. Successivamente sono stato a Roma, poi ho fatto Green Day a Bologna e l'ultimo concertone Radiohead, sempre a Bologna, all'Arena Parco Nord, sempre come direttore logistico. E ci sono anche delle prospettive di sviluppo, mi pare di capire. Ma devo dire che un po' la riqualificazione, la rivalutazione di tutti gli aspetti logistici, burocratici e anche legislativi che coordinano un'attività di pubblico spettacolo, la mia figura professionale sommata ad altre figure professionali quali ingegneri, architetti, ingegneri che si occupano specificatamente di acustica, servono a dare informazioni e strumenti al committente per poter organizzare un evento culturale nelle maglie legislative. Quindi la prospettiva è quella di cercare sempre di più di applicare le normative sulla sicurezza riguardo agli eventi culturali. Quindi
io spero e mi auguro che ci sia un'evoluzione, anche perché è una figura professionale abbastanza nuova e non essendoci purtroppo un albo professionale che, come dire, ci raccoglie, in certe situazioni diventa difficile spiegare anche a possibili committenti o soggetti che sono interessati ad avere la nostra consulenza, spiegare realmente quello che si fa.